la città di Venezia è frequentata da circa 25 milioni di turisti, adesso non sappiamo bene la cifra esatta. Di questi 25 milioni noi sappiamo che solamente 3 milioni dormono negli alberghi veneziani e quindi sono il turismo stanziale, diciamo. Tutti gli altri sono turisti escursionisti e quindi in giornata. Ricordiamo che chi viene a dormire qua a Venezia sosta una media di 2,13 notti per persona, quindi diciamo che non vengono per molti giorni qui a Venezia, mentre avremmo bisogno qui a Venezia di un turismo più stanziale, che si fermasse di più. Anche perché chi si ferma poco qui a Venezia va solamente sulle zone classiche e non vede la vera Venezia e quindi tutta quella parte di Venezia e laguna che potrebbe far parte veramente di un tour sostenibile per un turista che volesse approfondire di più. E dunque, arrivando a avere più di 200.000 turisti in una stessa giornata, le contraddizioni tra l'uso turistico e l'uso quotidiano della città sono evidenti sotto gli occhi di tutti. Non sono contraddizioni solo per i cittadini veneziani, che evidentemente subiscono il turismo non trovando posto nei vaporetti, trovando le calle troppo affollate, facendo poi complessivamente lievitare i prezzi per i servizi e per le residenze molto al di là delle loro stesse possibilità. Ma anche viceversa, ma anche i turisti subiscono questa visione della città deformata attraverso gli occhi di un turismo di massa, che non lascia ai turisti stessi la possibilità di fare la scoperta più bella della città, cioè quella di una percezione individuale, di ascoltare il rumore dei propri passi, di godere del silenzio, di godere di un'esperienza magica e dunque molto intima. Mancano completamente dei percorsi di periferia che irrorino i cittadini, gli scambi tra cittadini, ma che irrorino anche un flusso sostenibile, leggero, responsabile di un nuovo turismo. Per far questo, per costruire tra gli altri un'offerta di turismo sostenibile della laguna, Ventilcultura da 5 anni ha promosso un evento annuale che si chiama Laguna Longa. L'esperienza della Laguna è molteplice e Laguna Longa vuole raccontarla a un pubblico limitato di persone che decidano finalmente di dormire in laguna, perché il paradosso a cui noi assistiamo è che nessuno ha la capacità, la fortuna e la possibilità di svegliarsi in laguna e godere delle sue albe straordinarie, oppure cenare a bordo di una barca per poi dormirci. Venezia è una città straordinaria e può offrire molto. Già tanti vengono e scoprono la Venezia Minore, vengono e scoprono la laguna, e questi tanti non sono ancora troppi e possono essere offerte delle opportunità straordinarie. Thank you.
Sono Cristina Giussani, sono titolare della Libreria Mare di Carta e mi sto occupando di vari progetti in città relativi a un turismo un po' più sostenibile, perché sono convinta che in questa città la maggior parte dei visitatori non hanno nessuna idea del perché la città è così oggi e da dove arriviamo. Per cui il mio progetto prevede dei percorsi tematici per gruppi piccoli con delle guide istruite proprio sul tema specifico che raccontino la Venezia di oggi attraverso la sua storia, in particolare marittima ma non solo, passando sia per i musei pubblici e privati che per gli artigiani e quelle attività di qualità che ancora oggi esistono e che ovviamente non sono sulle vie principali dei turisti, perché gli affitti sarebbero troppo onerosi. E ci sono dei mestieri che ancora oggi si fanno come si facevano 700-800 anni fa e secondo noi fanno parte di quegli aspetti culturali che vengono trascurati, che invece per noi sono molto importanti da presentare ai turisti. È ovvio che noi raggiungeremo una piccolissima parte dei 30 milioni di turisti che vengono ogni anno a Venezia, ma secondo me bisogna cominciare. E bisogna cominciare non solo per dare un contributo a chi viene a Venezia, ma per far capire anche alle nostre amministrazioni varie che esiste questa possibilità, che ci sono dei turisti che sono interessati anche agli aspetti culturali. Il progetto si chiama Geografismi, e stiamo approntando un sito internet anche sul progetto. Cominciamo col tema marittimo e abbiamo già in mente di fare altri temi, tipo il tema del tessuto, che è molto interessante per Venezia. Ci sono anche 3 musei interessantissimi su questo tema e ancora anche lì degli artigiani, ma poi si potranno esplorare molti altri temi. Per valorizzare la bellezza del territorio, Flamingo Art Media sta realizzando il progetto Habitat Torcello, un film documentario ideato da Andrea Baesso, Cristian Palazzo e Gianmaria Spavento. Vi racconteremo la vita dei 10 abitanti dell'isola di Torcello attraverso la scoperta del paesaggio lagunare, tra bellezze artistiche e scenari spettacolari. Questa è, secondo me, la più bella casa di Torcello e sono un fortunato nel poter condividere questa bellezza, perché è una bellezza unica in questa casa, ma che si può rivedere in tanti posti in Laguna di Venezia. Oggi siamo 10 residenti, 10 fortunatissimi residenti che vivono in questo ambiente che è assolutamente spettacolare e fantastico. E come i veneziani dobbiamo in fondo fare i conti con un turismo che è sempre meno dotto, un turismo che pensa esclusivamente di acquistare un prodotto specifico che vendono le agenzie di viaggio, in cui c'è il viaggio in laguna, cioè Murano, Burano, Torcello, senza conoscere niente di Murano, senza conoscere niente di Burano e senza conoscere niente di Torcello. E questo è un peccato, perché l'isola è talmente bella e ha avuto talmente tanti personaggi famosi che sono venuti a ispirarsi da questa bellezza. Noi qui dalla finestra di Casa Antrich riusciamo a vedere la Velma, la Barena, l'isola, questi 3 elementi che sono gli elementi che configurano tutta la Laguna di Venezia, che un po' alla volta si stanno perdendo, ma qui si possono veramente toccare con mano. Il turista che passa attraverso questa casa riesce veramente a capire di più di Venezia, perché si condivide la bellezza, e ovviamente non può essere un turista di massa che viene in Laguna di Venezia.
Deve essere un turista dotto. Un turista dotto, oppure deve essere un turista curioso che ha voglia di capire come nasce questa laguna di Venezia. Soprattutto perché il turismo di massa rovina, ha già rovinato Venezia. Vogliamo che rovini anche la laguna? Credo di no.